siamo di fronte a un'altra opera prima, quindi una giornata, se non sbaglio, perché adesso ormai mi si confonde la testa, insomma. Akira is a first movie, yeah, or no? No, you did a documentary. I made a few documentary features and also made a previous feature narrative called The Rainbow Kid. Okay, yeah. Okay. Allora, il film è The Last Porno Show, però non pensate male se non l'avete visto, naturalmente. Ed è un film che noi ospitiamo, abbiamo collocato, programmato in After Hours. E Kira Papuz, è così? Sì. Yeah, so Kira Papuz. Papuz, ok. Da dove nasce il cognome? Scusate, ma perché sono sempre, ho imparato da Mario Monicelli che i nomi e i cognomi non sono mai accidentali. Surname is Macedonian. Ah, ok, yeah, ok, yeah. Okay, vedi, okay, no, tutto si tiene. Questa è veramente una regola, provate anche con i vostri amici. Me l'ha insegnato un sacco di anni fa Mario Monicelli, che proprio diceva: perché ti chiami Mario, Giovanni? O no? Vabbè, adesso invece veniamo al film. Kira, la cosa, questo titolo, partiamo proprio dal titolo, perché io ho subito pensato a un titolo diverso, che però ha delle assonanze a un meraviglioso film di Peter Bogdanovich. Ed è, ho pensato bene, ma non voglio essere promosso da te, voglio capire però qual era appunto il... perché per te quel film e quel titolo è così importante. Yeah, 100% you're right about the last picture show. That's kind of where I wanted to have a title I think that would grab the audience right away, and then I thought tying it to, like you said, the last picture show would be an interesting way to, because I think there's a lot of also some similarities, you know, between those two titles, you know, last, you know, movie theaters and the last porno show. So it just kind of made sense to me on different levels like that. So yeah. Allora, prima di tutto, scusatemi. Prima di tutto ha detto che ha realizzato dei documentari e un altro lungometraggio prima di questo film che viene presentato qui a Torino, e l'origine del suo cognome è Macedone. Rispondendo al nostro Magrelli, dice che al 100% ha indovinato, è assolutamente vero, c'è questa consonanza con The Last Picture Show di Bogdanovich. Intanto dice, volevo pensare ad un titolo che attirasse il pubblico, e comunque ci sono delle somiglianze proprio all'interno del film, proprio con questo personaggio principale che sono un po' i cinema. Come e quando nasce questa storia? Che cosa, qual è stata l'immagine o la scintilla che ha fatto nascere questa? The movie really comes, I think, from two different places. The first being, I wanted to look at the idea of, do we become our parents? Now in my mid-30s, kind of realizing that I'm doing things and saying things that my parents would do is kind of an interesting feeling. I think that happens to most people. So for me, that was the first jumping off point, was do we become our parents? And also, how do we separate ourselves from the generation who raised us? Because I think that's an interesting question for a lot of people, especially like first-generation immigrants, especially who come to Canada. There's the idea of, you know, their parents want them to kind of follow certain things, you know, be a doctor, be a lawyer, or kind of follow in their footsteps. But, you know, maybe the child wants to, you know, do their own thing, and it's kind of like that struggle. You good? Okay, so it's that was the first point. I think the second for me was, I was interested in looking at the idea of the porno cinema. I think pornography and how it's changed and how it's viewed culturally now is very interesting. For me, you know, the porno cinema at one time in the 1970s was a very kind of thriving and booming thing, you know, with movies like Deep Throat or Behind the Green Door. These were very kind of culturally accepted movies. You know, they made millions of dollars. People would go, like couples on dates. It was just very culturally acceptable.
And it's only over the last two decades, maybe the 80s and 90s, where it's really changed into something that's become a lot more seedy. When you hear porno cinema now, you think, you know, dirty men in raincoats, you think of like kind of gay cruising spots. So I was interested in, again, how culturally things have changed around pornography, and again, how we also view pornography has totally changed over the last, 15 years because of the internet. State due le cose che hanno fatto partire questa idea per la realizzazione del film, due cose tra l'altro diverse l'una dall'altra. La prima idea è stata quella che un concetto a cui sto riflettendo ultimamente, adesso ho superato i 30 e quindi mi chiedo, ma noi diventiamo sempre più simili ai nostri genitori? È una sensazione strana che io comincio a provare, certe volte mi sembra quasi di dire le cose che dicono i miei genitori, come le direbbero. Quindi questa è stata la prima scintilla da cui è partito tutto, e poi anche l'idea di come diventiamo effettivamente degli esseri autonomi rispetto ai genitori che ci hanno educati e cresciuti nel corso della nostra infanzia, e a questo ho legato l'idea degli immigrati, soprattutto quelli di prima generazione, che da una parte vogliono seguire le loro radici e vogliono seguire quelli che sono gli insegnamenti dei genitori che gli dicono fai il dottore, fai l'avvocato, e in realtà invece cercano il loro spazio per sviluppare quelli che sono effettivamente loro stessi, cioè come questa lotta interiore all'interno di questi ragazzi. E la seconda idea su cui ho voluto lavorare è stata quella delle sale vietate ai minori, dei cinema dove venivano proiettati i film porno, e come questa cultura sia cambiata nel corso di questi ultimi decenni. È una cosa davvero molto interessante. Negli anni 70 era addirittura considerato un ambito quasi culturale, se pensiamo al successo che hanno avuto film come Gola Profonda, che ha realizzato milioni di dollari di incasso e che le coppie andavano regolarmente a vedere, e come invece negli anni 90 le sale cinematografiche porno sono diventate un luogo infimo dove appunto ci si immagina i frequentatori siano quelli che indossano l'impermeabile per poi aprirlo e far vedere le loro cose, oppure luoghi dove si va a fare cruising per l'ambiente gay. Quindi volevo proprio mettere a fuoco questo cambiamento di prospettiva e di visione che abbiamo delle sale cinematografiche porno. No, questo è interessante perché in Italia non ci sono quasi più, credo, non ho idea, e però le sale, la trasformazione delle sale normali in sale a luci rosse, come si dice, veniva considerata una sorta di stadio terminale di una malattia del cinema. È come se il cinema fosse sull'orlo del decesso definitivo. E poi le cose sono cambiate, come giustamente diceva Kira, no? Proprio perché anche la percezione o la cultura intorno alla pornografia si sono totalmente trasformate. A parte questo, questo è più generale, poi fin come se l'avete visto è la storia di un giovane, che è di un uomo che a un certo punto si trova di fronte a un'eredità e fa un suo viaggio, una sua esplorazione in un mondo e nei meccanismi che non conosceva. Lo dicevi prima, no? Tu prima del film di finzione hai lavorato nel documentario, e rispetto al film del quale stiamo parlando tu consideri molto importante il mix, la commistione fra documentario e finzione, che sono poi due cose così, che non è facile tenere insieme, no? Come hai lavorato proprio per rispondere a queste due esigenze narrative che avevi? Okay, so first I could be wrong, but I
I think there is a porno cinema a few blocks away from where I'm staying. Cinema Mafia. I think it's a porno cinema. It says it on the internet at least. But in regards to the documentary and narrative, this movie features a lot of first-time or non-actors. And I thought for me, tackling this kind of world, it really didn't make sense in hiring, you know, traditional, established, beautiful people. I wanted the world that I was creating to kind of feel very authentic and real. And I think that's something that I try to strive for in all my work, whether it's documentary or narrative, is try to really make it feel authentic in no matter what world I am exploring. So for me, that was probably the big thing, was trying to find people who I thought you could place inside the cinema and you go, okay, yeah, that person would obviously be there. Like some people we casted were people I already knew. Some were friends, some people I just found on the internet. I would, you know, I put out a post. I'd be like, hey, do you want to come be in a movie and kind of mess around in the cinema and, you know, see what happens? So it was, I was really trying to really try to capture that feeling of what I feel would be an authentic experience within a porno cinema. Non vorrei sbagliarmi, ma credo che piuttosto vicino a dove sto in albergo ci sia effettivamente una sala a luci rosse. Ho delle lacune gravissime. Mi sembra che si chiami Mafi, Mafi qualcosa. Comunque, questo, a parte questo, per questa commissione del genere documentario con quello di finzione, effettivamente è un ambito che mi interessa esplorare, tant'è che ho cercato nel corso dei miei casting proprio delle persone che fossero autentiche, quindi non professionisti tra gli attori, quindi principalmente esordienti, non professionisti, proprio perché per me riuscire ad entrare con onestà e autenticità all'interno di questo mondo era assolutamente fondamentale, perché volevo catturare il realismo dell'ambiente. Non avrebbe avuto senso prendere degli attori tradizionali o che avevano comunque già acquisito il loro successo. E, qualunque sia quindi l'ambito del mio lavoro, cerco sempre di ottenere e trasmettere questo senso di autenticità. Dunque, per trovare le persone che hanno lavorato al film, ho messo degli annunci su internet, taluni erano invece amici, persone che potevano essere interessate a questa esperienza, e l'annuncio che ho messo su internet era: se ti interessa venire a cazzeggiare con noi e realizzare questo film, ebbene sei il benvenuto. E spero di essere riuscito davvero a catturare questo feeling, questa sensazione di un'esperienza autentica che si provava nelle sale a luci rosse, quindi porno dell'epoca. Due o tre conferenze stampa fa di questa mattina, anche lì film totalmente diverso, i due cineasti hanno lavorato con non attori e ci hanno raccontato un po' il loro processo per prepararli. Tu in questo caso come hai lavorato? Con gli amici, con gente trovata su internet? Che tipo di impostazione? C'è stata una direzione d'attori, come si dice in genere? O i non attori, per meglio dire. I would say so. A good number of people in the movie were I considered friends or people I already knew. I think with a movie like this and the content, I needed to have people around me who I trusted, but also who trusted me with the content. And we didn't have a lot of money to do stuff, so we had a few rehearsals. And from there, you know, I learned very early on that, you know, there were certain people who could memorize lines, certain people who couldn't. So it was just figuring out different actors' strengths and basically embracing that. So
You know, there's some people in the movie, an example like the opening, I guess his character's name is called Cinema Masturbator. He's a friend, and he, you know, an interesting artist in his own right. You know, he couldn't memorize lines, so all of those scenes with him are basically this kind of, you know, improvised. But I kind of give him like a work frame. I say, okay, I need you guys to kind of hit this beat. I need you to talk about this, and however you get there is up to you, you know. And we would just keep doing that till it kind of felt authentic. But other times, you know, were people who had a bit more training as actors, you know, we would stick to the script. But for me, the script I always kind of view as a guideline. I'm okay with going off the script. You know, for me, whatever feels more authentic, whatever feels more real. So I think for me the big thing was just, again, trying to figure out different actors' strengths and just playing towards those. And that was kind of my process for working with most of the people in the movie. Bene, quando si lavora con attori esordienti o che comunque non sono mai stati davanti a una macchina da presa o con amici e conoscenti, ebbene, e soprattutto quando si realizza un film con questi contenuti, devi trovare sicuramente un ambito di fiducia che è molto importante, cioè loro dovevano fidarsi di me ed io dovevo sentirmi, come dire, accettato da loro e che loro appunto potessero provare fiducia nel mio lavoro. Il lavoro che ho svolto è stato quello di realizzare ben poche prove, anche perché non avevamo un grandissimo budget per realizzare il film, e nel corso di queste prove ho capito subito chi aveva maggiori capacità mnemoniche, riusciva a imparare le battute e chi no, e ho cercato di capire quali delle loro forze potevo mettere a frutto per la realizzazione del mio film. Per esempio l'uomo che si vede all'inizio del film che si masturba davanti alla proiezione cinematografica, ebbene, quella persona io ho capito subito che avrebbe avuto delle difficoltà a memorizzare delle battute scritte per lui, e così gli ho detto: guarda, non ti preoccupare, questi sono i punti principali che dobbiamo toccare all'interno della tua recitazione. Improvvisa, vai tranquillo, l'importante è che ci siano queste cose affinché la sensazione sia proprio quella di grande autenticità. E anche con gli altri mi sono mosso secondo queste linee, tant'è che anche la sceneggiatura in realtà non è che sia una vera e propria sceneggiatura, a me va benissimo, è più appunto una linea guida, mi va benissimo che gli attori si allontanino dalla parola scritta, l'importante è che si abbia proprio questo senso di autenticità, quindi il lavoro con gli attori è stato quello di scoprire le loro forze e sfruttarle per il progetto. Kire, quindi tu, da quello che ci stavi dicendo, non sei arrivato alle riprese avendo un copione molto strutturato, oppure avevi un copione molto strutturato dicendo poi in base agli attori o in un attore che ho davanti si improvvisa, si inventa, si sperimenta? Yes. So I definitely had a very structured script. I spent years trying to, you know, like on and off, trying to get it to where I wanted it. But to me, again, I kind of always use it as a backbone. And also, you know, it's a good reference for me to go back to if I feel things are kind of going too far off. But, you know, I try to get as much of my script as possible onto the screen because I feel like I spend so much time doing it. But at the same time, if it's not working quite right because of whatever reason, you know, whether it's the actors or you know, or it's just, or even sometimes you're in a situation and just you have to change things for whatever reason, you know. So I think it's important to be open to adapting, and you know, I also think filmmaking is very organic, and you know, as soon as you have other people, crew members and actors
working on something, you know, they're going to bring stuff to your script that you maybe didn't see at first. So I think it's really important to be open-minded and go into any project with that. But I definitely do when I do start a project, I definitely have a very well-structured script that I use as like a jumping-off point. Bene, effettivamente il mio lavoro di sceneggiatura è veramente molto strutturato, anche perché soprattutto per questo film la sceneggiatura mi ha richiesto diversi anni di lavoro, mi ci sono dedicato ad alti e bassi, quindi non costantemente, però la sceneggiatura e il copione per me rappresentano una spina dorsale che è fondamentale per il mio lavoro, a cui io amo tornare nel momento in cui mi sento magari un po' troppo lontano da quella che era la parola scritta, quindi ci ritorno nel caso in cui mi allontanassi. E mi piace che il mio lavoro di sceneggiatura si traspaia dal lavoro poi realizzato sullo schermo, perché vi ho dedicato tantissimo del mio tempo, anche se sono pronto a modificare la sceneggiatura nel caso vedessi che qualcosa non funziona, quindi sono molto aperto, mi adatto a quelle che sono le situazioni che si verificano lì per lì, e secondo me realizzare film è proprio un'attività davvero organica che coinvolge tutti, sia il cast artistico che il cast tecnico, affinché portino il loro contributo, perché magari appunto loro ti fanno notare delle cose che tu non avevi visto, di cui tu non ti eri accorto. Quindi sono aperto, ma la mia sceneggiatura c'è ed è molto strutturata. No, questo è interessante, perché poi spesso per dare spazio all'improvvisazione, comunque per evitare il caos sul set, bisogna comunque avere, no, una struttura ben definita. Kire, molto spesso per i film che non hanno un budget enorme, a meno che tu non avessi avuto a disposizione un budget milionario, poi lo hai dissimulato benissimo, uno dei problemi è chi scelgo come attore e poi anche il set, gli ambienti dove girare. Ci vuoi parlare un po' proprio delle location del film? Yeah, so the actual cinema we shot at is a cinema in Toronto that is really not being used. It's been kind of sitting, collecting dust for a few years. And because I had basically no money to do, I mean, I was doing a million different things on the movie. I was writing, producing, directing. I was the locations manager. I was doing transportation. I was... You know, and the rest of my team were doing a million things as well. It was really like a labor of love. But the location in particular, the cinema that we got, it was the only place I could afford because it wasn't being used. So I got it for a really good deal. But it was also like a huge piece of shit. And we had so many problems because it wasn't an operating cinema. So example, it didn't even have a projection booth with a projector in it. So all the projection scenes in the movie, we had to shoot at a different cinema and kind of marry them two together. I remember my art team went in to paint the cinema and make it a little better for our shoot. And the day that they went in, the owner had fumigated that morning. So there was this really heavy stench of chemicals, and they were just finding all these dead rats everywhere as they were trying to basically paint the cinema. So that was the first big problem. The second one was, I would say 2 days into shooting, my cast and crew started to complain about getting bites. And I was like, oh fuck, what is this? So everybody freaked out. We thought they were bed bugs at first, but we had to call, I basically called the owner of the cinema and I said, hey man, like, my cast and crew are complaining about all these bites and stuff. And he was like, oh, well, you know, my place is clean. If you guys are getting bites, you brought the bugs in. So he was zero help to me. So I had to call in, again, I had to call in my own fumigator to come and exterminate. And I had to pay for that out of my own pocket, which, again, I didn't have money for that in the budget. So it was a lot of headaches like that with that particular
place. But again, I mean, because I had no money, I didn't have any options. So, I mean, I would say shooting this movie was easily the most stressful thing I ever put myself through. It was the worst experience. But once I knew we were going to get through it, once maybe like the last few days of filming when I knew we were actually going to finish, I finally had some fun, but it was horrible for the whole shoot. So that was basically the main location. And then, I'll leave it at that. That's good enough for that. Allora, effettivamente sì, non avevo un grande budget per la realizzazione di questo film e possiamo dire che la location principale è questo cinema che ho trovato, si trova a Toronto, e l'ho potuto utilizzare perché era praticamente un ambiente chiuso, impolverato, che nessuno utilizzava più da molti moltissimi anni. Sempre a causa della carenza di fondi, praticamente su questo film ho ricoperto tutte le mansioni, ho scritto, prodotto, diretto, ho fatto il driver, ho ripulito i set, eccetera, eccetera, ma infine si può proprio dichiarare che è stato un'opera di grande, grande amore. E, ritornando alla sala, me lo sono potuta permettere appunto perché questo cinema non era più operativo e quindi avevo avuto una buona offerta per poterci lavorare all'interno, però del cinema non è che fosse rimasto granché, tant'è che la cabina di proiezione stessa, le riprese sono dovuto andare a farle in un'altra sala cinematografica perché non era rimasto più alcunché. I miei scenografi si sono dovuti occupare addirittura di ritinteggiare alcune parti della sala cinematografica perché proprio il giorno in cui dovevamo partire con le riprese il proprietario del cinema aveva chiamato l'opera di derattizzazione, quindi questo posto lo avevano ripulito ed era poiché avevano diffuso l'ambiente di queste sostanze chimiche, era pieno di topi morti. Dopo un paio di giorni che avevamo iniziato a lavorare sulle riprese, cosa succede? Il mio cast tecnico e gli attori si lamentavano perché dicevano: ma io sono pieno di punture, gli animali, gli insetti mi pungono, ma che cavolo succede? Cosa sono le pulci? Sono le zecche? Quindi ho chiamato il proprietario del cinema che si è sentito offeso, dice: no, il mio cinema è pulitissimo, assolutamente, ma a mie spese ho dovuto chiamare nuovamente il servizio di derattizzazione. Insomma, ci sono state tutta una serie di mal di testa non indifferenti e tuttavia non avevo altra scelta. Questo è stato veramente il lavoro che mi ha causato maggiore stress di tutta la mia vita, non ne ricordo uno più faticoso di questo, è stata davvero un'esperienza molto molto negativa, però quando finalmente ho scoperto che ce l'avrei fatta, che stavamo per concludere il nostro lavoro, finalmente ho potuto cominciare a divertirmi. E sicuramente ne sei uscito vivo, come si dice in questi casi, insomma. Grazie Akira, grazie di aver portato il tuo film qui a Torino Film Fest. Passa una buona giornata, a presto. Grazie, thank you for having me. You're welcome.